Un titolo secco e le foto delle vittime ad accompagnarlo, mentre bianca resta la pagina dell'editoriale della Capital Gazette all'indomani della strage in redazione. È il tributo dei giornalisti e ai colleghi morti per mano di Gerald Ramos, che ha fatto fuoco uccidendo 5 persone, motivato da sentimenti di vendetta. Intanto queste le parole del capo della polizia della contea, Timothy Altomare. Dirò questo: l'uomo era pronto a uccidere quante più persone possibili. Come riferito dalla CNN, che ha esaminato i documenti della corte, l'autore della strage è stato formalmente incriminato con 5 capi d'accusa per omicidio premeditato. L'uomo aveva denunciato il giornale dopo un articolo che riguardava la sua condanna per molestie nel 2011.